Nell'infanzia di Gesù viene detto che al momento della sua adolescenza, poiché i genitori andavano ogni anno per la Pasqua a Gerusalemme, qualcosa di strano accade. Nel momento del ritorno a Nazareth, Gesù si smarrisce. I genitori cercano tra gli amici, i conoscenti, ma non riescono a trovare Gesù. Dopo 3 giorni, rammenta San Luca, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. La madre dice: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Palpitano le parole della madre: «Figlio, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». E accanto alle parole tipiche di ogni mamma che dovesse smarrire il proprio figlio, risaltano le parole dure di Gesù. Egli rivendica il suo aspetto di missione nei riguardi delle cose del padre. C'è una paternità, una maternità umana e c'è una missione che il Figlio di Dio deve compiere al servizio della volontà del Padre. San Luca rammenta: «Essi non compresero ciò che aveva detto». A noi può sembrare una frase negativa, ma in realtà indica un itinerario di fede. Credere, e Maria è la perfetta nella fede, non significa capire tutto, non significa avere tutto chiaro, ma fidarsi di Dio, anche quando non riusciamo a comprendere quello che sta accadendo. Credere, dice San Giovanni della Croce, è una notte oscura, oltre che un cammino luminoso. C'è la fatica del meditare, del riflettere, del ponderare quello che accade, perché appaia più chiara la volontà di Dio nella nostra vita. È un atto con il quale noi possiamo anche dire al Signore: «Al momento io non comprendo, ma mi fido di te». È un cammino nel quale ci si stanca, ma senza perdere la fiducia. Si domanda il perché a Dio. Spesso il credente nella Bibbia chiede a Dio perché accadano determinate cose, ma l'atto di fiducia è consegnare la nostra vita nelle mani di Dio e lasciarci dirigere perché possiamo capire quello che Dio sta realizzando. Questa è la fede di Maria. Questa è anche la sua non capacità immediata di comprendere tutto, ma non per questo togliersi dall'atteggiamento di fiducia nei riguardi di Dio. Maria è maestra della nostra fede perché ella stessa ha conosciuto il duro percorso dell'accogliere e comprendere la volontà di Dio. Ci aiuti soprattutto nei momenti difficili, nei momenti in cui la volontà di Dio è non così chiara, la Vergine Maria, a saper porre un atto di rifugio e di fiducia nel Signore, affinché il nostro rimanere fedeli a Lui ci aiuti a comprendere sempre di più e sempre meglio la Sua volontà sulla nostra vita.